Il segretario del Partito Democratico, invece, come è esplosa la vicenda all'inizio, che è esplosa Mafia Capitale, si è preoccupato di prendere un'iniziativa in maniera drastica, ha subito ritenuto di dover commissariare il Partito Romano, nel quale stava maturando anche una presenza losca che andava assolutamente neutralizzata, anche con un intervento molto, molto duro. Ovviamente la riflessione che faceva da Milano prima, mentre non condivido questo rilievo che lui faceva al Partito Democratico, adesso spiegherò anche meglio perché, però l'analisi iniziale io la condivido, e cioè la scelta di Marino è una scelta che matura sull'onda di una crisi profonda del rapporto tra partiti e società, tra politica e società, che ci si è illusi di poter affrontare e risolvere, come dire, affidandosi a scelte, diciamo, che poi in realtà si sono rivelate più funzionali a gestire una demagogica campagna elettorale che a gestire il governo di una città. E ahimè, in alcune città noi stiamo pagando le conseguenze di queste scelte. Si citava per esempio Napoli, che è un altro di questi casi. Ma detto questo, Venezia, Genova, Bologna. Il segretario del Partito Democratico ha commissariato il partito. A quel punto il Partito Romano commissariato aveva il compito, diciamo, di gestire questa fase, e ha ritenuto che si potesse uscire da quella crisi continuando a mantenere... Sostenendo Marino, quindi è stato Marino, un errore di valutazione di Matteo Orfini. Io credo che sia stato questo. Ora, ripeto, io ho sempre grande rispetto per le autonome scelte politiche. Evidentemente, alla prova dei fatti, questa si è rivelata una scelta non lungimirante per come si sta evolvendo la situazione. D'altro canto, tutte le situazioni che invece il Partito Democratico, l'attuale gruppo dirigente del Partito Democratico, ha gestito in termini sia di scelte di candidature alle comunali, sia di scelte di altre candidature, quelle che ci sono state in carico in questa nuova fase, sono state scelte invece molto oculate da questo punto di vista, e gli effetti e i risultati si sono tipo Vincenzo De Luglia, è stata una scelta oculata? Da un punto di vista senatore, siamo in dura sul territorio. Questo non ho difficoltà a dire che personalmente per le ragioni che erano a monte di questa scelta avevo delle perplessità. L'azione concreta di governo della regione Campania si sta dimostrando un'azione estremamente efficace.